Dice la famiglia, certamente la famiglia, perché no? La famiglia è una cosa che piace moltissimo agli italiani, però diciamo la famiglia è un'invenzione delle case farmaceutiche, sono una forma di convivenza coatta generata affinché tu sviluppi praticamente questi disturbi psicosomatici, così poi dopo la casa farmaceutica ci fa i soldi sopra. Per carità, però uno non è che deve giudicare, no? Ognuno dice, può dire tranquillamente la sua. Adesso vediamo come si compone un tradizionale nucleo familiare. Allora, la madre è questa signora che c'ha tutte le colpe. Allora, i maschi ci vanno d'accordo perché i maschi è una problematica dei, ma che bene, le femmine invece no, le femmine ce le dicano in continuazione. Poi però aspetta, perché ci sono pure alcune che invece ci vanno d'accordo. E infatti sono quelle che vanno al mare con la madre, in piscina con la madre, dal dottore con la madre, dal fornaio con la madre, dallo psicologo con la madre, dallo psichiatra con la madre. Però voi, raga, un po', cioè, dovete fare una vita, un pochino un hobby, un amico, un tè freddo con un'amica, due passi, capisci? No, è sempre con mamma, dai, dai, veramente. Il padre, questo signore che alla fine c'ha tutte le colpe pure lui. E i maschi ci vanno d'accordo perché, ma tu mi vuoi dire i maschi, che problematica nel maschio, ma che. Vabbè, le femmine gli estorcono il denaro con le moine tipiche che si tramandano di madre in figlia a suffragio della tradizione che ci vuole infingarde, subalterne e truffaldine. Oh, i fratelli e le sorelle. I fratelli e le sorelle sono quelli come te, ma o più grandi o più piccoli, che ti ostacolano ad ottenere per intero tutta l'eredità che ti spetterebbe di diritto, essendo che tu sei quello meglio. E infatti da qui il detto: fratelli, coltelli, parenti, serpenti, Romolo, Remo, tutta una serie di leggende. I proverbi, d'altra parte, chi l'ha fatti, l'ha approvati, non è che lo dico io, è una cosa di tradizioni popolari. Comunque, con questo voglio dire, ci sta pure della gente che gli piace la famiglia, come per esempio i componenti delle cosche mafiose, oppure i bambini di Satana. I bambini di Satana, la famiglia, molto bene. Invece, voglio dire, con questo nessuno vuole dire se dovete o non dovete farvi una famiglia, per carità, veramente, ognuno faccia quello che ritiene più opportuno fare. Basta che sappiate proprio tre cose: che al mondo siamo tanti, le risorse sono poche e le case sono piccole, non ci stiamo, siamo appiccicati, litighiamo, gli ammazzamenti, gli omicidi, gli assassini, gli avvocati, i tribunali, una tragedia, non è bello. Appiccicati non si può stare, che uno deve avere ognuno il suo spazio, come dice Patrick Swayze in Dirty Dancing: questo è il mio spazio, questo è il tuo spazio. Infatti poi dopo si innamorano e niente, va a finire bene. Arrivederci.